wanna wake up in 1985. And kiss your girl in the backseat of my dad's car. Never nobody school again. Buongiorno a tutti, sono NewTabrit96 ed eccoci qui con l'apertura dello scrigno da collezione di Pikachu Eevee in onore del gioco. Dei Let's Go. Sì, che ci saranno sempre le solite cose dentro, ma è molto carino, quindi lo apriamo. E il retro anche, ci sono loro. Ah beh, il retro è molto più figo secondo sto me. Giro le tre carte promo. Sono loro tre? Sono loro tre. Fantastico. Sì, sono bellissimi, i tre uccellacci di canto. Sempre amati. Sì. Moltres, Zapdos e Articuno. Che per fortuna hanno preso uno, dos, tres spagnoli. Sì, sì, sì. Perché pensa, beh, Articuno sarebbe rimasto uguale. Però sarebbe Zap 2. Zap 2. Zap 2 Mol, però sentire. Mol 3 anche era Mol 3, uguale. Vabbè, Mol 3. Mol 3 è più, sì, secondo me. Però Zap 2 non si può sentire. Zapdos dos, perfetto, sì. Zap 2, meno male che hanno scelto lo spagnolo e non l'italiano. Sì, infatti, su quello assolutamente ragione. Qua c'è l'angolare. L'angolino. Che dice il nostro amico Angolino? Allora, hello? Angolino, caro? Tre carte olografiche. Un sacco di tesori Pokémon, tre carte olografiche, cinque boost e tanto altro ancora. Adesso andremo a vedere. Ah no, qua c'è scritto. Tre carte e tanto altro ancora, ma me lo dicono qui. Va bene. Carte promozionali, cinque boost, moneta, fogli, mi raccoglitore, block notice e carta... Non hanno le matite questo giro? Sì, ci sono. Dovrebbero esserci. Vabbè, adesso vediamo. Fogli adesivi coloratissimi, blocco note. Ah no, è quattro matite, sì. Ci vabbè. Sono un modo per saperlo. Sì, ci sono anche quattro matite. Dan 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 dan. Oh cazzo. Se non lo sfondi subito. Eccoli qua. Ah, la moneta di Eevee. Bello. Figata. Allora, liberiamo prima di tutto. La monetina. Monetina di Eevee. Passiamo alla monetina. Un semplice Eevee con uno sguardo da Eevee. Nulla da segnalare qui. Ok. Allora, dalle isole spumarine, Articuno, Sun Moon 144. Di fuoco, ghiaccio e fulmine, l'armonia giamai va offesa. Esatto, esatto. Cioè, nessuno si ricorda come continua. Dei tre titani, le ire dovrà difendere. Una cosa del genere. Però la prima frase se la ricordano tutti. L'ultima è vicina. Articuno. Poi dalla centrale elettrica Zapdos per Forbecco e Tono Shock 145 e poi così dalla via Vittoria. Sì, è la mia via Vittoria. Bellissima. Allora, diamogli un'occhiatina. Articuno 120, Raffica puro gelo. Ah, boh, passa da Raffica a puro gelo, cioè, tranquillo. Un Pokémon uccello leggendario. Riesce a creare bufere di neve concentrando l'umidità dell'aria. Sta nel Mon 144. Olografica, molto 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 figa. Secondo me la più bella del gruppo, Zapdos, che fa Tono Shock e per Forbecco, un uccello leggendario, si dice appaia tra le nuvole scagliando enormi saette, sta nel Moon 145, olografico anche lui, molto 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 figo, e per ultimo Moltres, attacco d'ala e aeroattacco, noto come uccello leggendario del fuoco, quando sbatte le ali cresce scintillanti lingue infuocate, sta nel Moon 143, quindi l'ordine è sbagliato. Perché, no, perché c'è Zapdos e l'ultimo? Com'è? Eh no. Sì, perché Articuno e l'ultimo. Cioè fanno Moltres, Zapdos e Articuno. Perché seguono la cosa delle carte. Che nelle carte c'è erba, fuoco. Ah, ok, seguono il tipo. Quello fuoco è il primo, poi sì, c'è quello, sì, quello sì. D'acqua, diciamo. Sì. E quello elettrico, sì, sono... Oh, perfetto. Che poi Articuno un attacco ghiaccio, diciamo, lo fa, perché sì. È puro gelo. L'altro c'è Tono Shock, solo Moltres, due attacchi volanti. Sì, due attacchi volanti. Vabbè, comunque. Questo è il codice, okay. Ah, quello chiama bauletto da collezione. Articuno, Zapdos e Moltres. Questo è il codice. Molto molto figo. E poi io direi di andare a vedere il che resto. Bustine ci sono. Allora abbiamo. Anzi, quante bustine di evoluzione ci saranno? Ne ho già vista una, mannaggia loro. Due okay. Sono perduti. Un guardiano. Un'evoluzione. Ok. Plastica. Vediamo fuori prima il resto del contenuto. Monetazze. Ho visto qualcosa di plastica volare nello spazio-tempo. Ho detto che queste sono monetazze. Sì. Invece di dire matitazze ho detto monetazze. Vabbè. E lui va a pagare così, porta le matite e paga. Vabbè, qui ci potete mettere quello che vi pare, tipo le vostre sorelle. Poi abbiamo il mini raccoglitorino carino. Adesivi degli uccellacci. Fa vedere gli adesivi. Vabbè, c'è cioè, gli adesivi con vabbè, semplicemente gli uccelli e semplicemente questi. Il ok. Adesivi. E qua c'è il block notice. Carino, dai, questi bauletti sono belli, tipo per un
non ne so, un ragazzino o una ragazzina che fanno il compleanno, gli regali una roba del genere, sono molto contenti. Questa è la parte più interessante. Sì, il pezzo di plastica trasparente. Pieno di pezzi di plastica. Che se io intorno ai 12 anni tipo avessi ricevuto un regalo del genere sarei stato molto contento. Ma non so se li facevano neanche in inglese qualche anno fa. Sono molto molto figli. Magari a un ragazzo a cui piace disegnare anche matite, quaderni, eccetera. Boh, direi di iniziare. Siamo esatto. Perduti alla per ultimi. Guardiamo, intrapriso. Partiamo dal nostro caro rivoluzione. Quante questioni di rivoluzione abbiamo aperto oggi? La quinta? Basta. Ok, per fortuna è l'ultima, perché poi lì abbiamo solo bustini di trionfo dei draghi. Allora, codicione. 3. No. Niente energia. Non c'è energia qua. Stavo già girando il palo. Nidorino, recupero di energia, legamentare come Venusaur, Weedle, Doduo, Staryu, Onix, energia folletto, Dugong, Reverse e Mewtwo raro normale. Ok. Adesso dove diavolo va? Qua. Ok. Si proceda con guardini nascenti. Guardini nascenti. Non c'è ombre focate invece. Peccato. Vabbè, dall'altra parte non c'era guardini nascenti, quindi. È un bel tapulele hyper. Ok, codicione. Ci starebbe anche un tapulele hyper in effetti. Energia psico o veleno, secondo, o spettro, a seconda delle carte. Whimsicott, Marini, Hala, Clefairy, Barboc, Carvagna, Fletchling, Litwick, Golem di Alola e Lilligant. Ok. Ok, c'ho questo, un guardiani e Vasco. Ok. Sole e Luna, Ultra Prisma. Sì. Codicione pronto, vediamo cosa ci sarà. Energia acciaio, per ora non è uscita ancora una mazza. Vediamo. Oranguru, Trifoglio Mancante, Manaphy, Electabuzz, Cherubi, Glemiao, Snover, Hippopotas, Eevee, appunto. Sì. E Drampaolo, dai. Drampaolo grafico, bello. Carino anche il Drampaolo. Questo è Ultra Prisma, lo lasciamo lì così. E Drampaolo. Le ultime due bustine di tuoni perduti. E l'ultima espansione. Ok. Codicione pronto. 3. Energia acciaio di nuovo. Ed abbiamo Kaili, Sudowoodo, Elmo Scelta, Morelul, Marip, Rumpel, Jigglypuff, Miao di Alola, Cicorita Reverse, ecco fa Grigus. Con i versi canopi, con i Pokémon. E l'ultima bustina con i perduti. Ok, codicione. Energia lotta. O roccia o terra. Ninjask, Magliarna, Mixer perduto, Natu, l'altro Cicorita, Pachirisu, Optip, Carving, Lanturn Reverse e Shedinja. Non è uscita una gran mazza di niente a questo giro. Sì. Una carta. Vabbè, vedendo cosa è uscito nelle altre parti, degli altri video, direi che ci possiamo accontentare. Se non sapete cosa è uscito negli altri video, andateveli a vedere. Però comunque direi che per questo Articuno, questo Zapdos, questo Moltres, ne è valsa sicuramente la pena. E soprattutto per le matitazze, che erano monetazze. Che erano monetazze, sì. Bene, fa vedere un attimo di nuovo il bauletto chiuso. Contenuti. Ok, roba. Perfetto. Da un lato c'è Pikachu, c'è Eevee. Vada su tutte e due. La scatola per il pranzo. Per il bento. Esatto. E questo è. Perfetto. Bene, allora, con questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.